Vivere astrattamente è una grave illusione morale e ha portato avanti questo ideale appunto fino alla fine. Una testimonianza che ha lasciato emergere l'integrità della coscienza come valore inestimabile, evitando ogni forma di connivenza col male che potesse corrompere la natura. Un'altra frase di Don Giovanni in particolare era questa: Signore, fa che io educhi l'anima alla vita di Cristo, onde possa formarmi una coscienza retta e forte, capace di spezzarmi ma non mai di piegarsi. Franga non fletta, scriveva. E qui si inserisce il terzo punto, martire contro ogni totalitarismo, e il compendio della dottrina sociale, ci rifacciamo il compendio della dottrina sociale della Chiesa, perché mi piace anche fare un po' di così confronto anche con quello che la Chiesa oggi dice. In merito a che cosa? In merito a questo sogno che aveva Don Giovanni di far sì che i suoi giovani partecipassero attivamente alla vita sociale, anche alla vita politica nel suo paese. E questa partecipazione alla vita comunitaria è così descritta dal compendio della dottrina sociale della Chiesa: una delle maggiori aspirazioni del cittadino, questo vale anche per noi oggi, chiamato ad esercitare liberamente e responsabilmente il proprio ruolo civico con e per gli altri, ma anche uno dei pilastri, scrive il compendio, di tutti gli ordinamenti democratici, oltre che una delle maggiori garanzie di permanenza della democrazia. Ecco, come Chiesa Cattolica che è in Italia, e visto che sono anche così, mi occupo anche di pastorale sociale, e ci occuperemo proprio di questi temi in modo particolare nella prossima settimana sociale di Trieste nel 2024. E sottolineo questo aspetto perché, come dicevo, Don Giovanni amava leggere anche gli scritti di Toniolo. Le settimane sociali nascono grazie a Toniolo, tuttora continuano, no? E questo, il prossimo anno saranno proprio incentrate sulla democrazia e sulla partecipazione attiva, un tema che anche come scout ci riguarda da vicino. Scrivono i vescovi, avanti: la partecipazione diventa l'elemento trainante, potente, energetico che rinforza l'unità, o meglio, partecipando, ascoltiamo bene, esponendosi, ascoltandosi, ci fa riscoprire fratelli più uniti e più coraggiosi, rinvigoriti di quella forza che permette di aprirsi e di trovare nuove strade, di intraprendere nuovi progetti. Ecco, queste parole sono parole a cui Don Giovanni credeva molto, e in questo senso, perché le ho volute inserire in questa slide? Perché ci dimostrano il grande ruolo profetico che ha avuto Don Giovanni contro ogni totalitarismo, portando avanti proprio quell'idea di cittadinanza attiva, noi potremmo chiamarla oggi, che riguarda in modo particolare le varie agenzie educative, riguarda anche la parrocchia, riguarda anche la chiesa, dove i cittadini non sono solamente così portatori di bisogni, ma sanno anche esprimersi, sanno anche condividere dei talenti, delle potenzialità, delle risorse che possono mettere a servizio del bene comune. E questo Don Giovanni lo aveva capito molto bene e desiderava che i suoi giovani percorressero questa strada. Ecco, la partecipazione, andiamo avanti, è il motore che tiene in movimento le società, che formula le domande e suscita le risposte organizzate, che produce nuovo pensiero e nuove visioni del mondo. Non può esistere una democrazia, dicono i vescovi italiani, 2023, che non abbia in sé questa tensione vitale, questa spinta al cambiamento, anche un certo conflitto positivo che non lascia in pace le persone e le sfida a trovare insieme le soluzioni di cui hanno bisogno. Ecco, Don Minzoni, da questo punto di vista, ha osato, no? Non si è preoccupato di, in un certo senso, trovare risposte accomodanti, ma è andato proprio al cuore delle questioni, ha voluto approfondirle per far emergere proprio questi ideali, mosso da un amore, lo sappiamo,
della sua gente, ma più in particolare, ecco, possiamo andare avanti, quando abbiamo celebrato il centenario il 23 agosto scorso, e ad Argenta, centenario del martirio, il Cardinal Zuppi ha detto: non un sentimento, l'amore di Don Giovanni, un sentimento vago, etereo, psicologizzato, talmente soggettivo, ha detto il Cardinale, da diventare un labirinto che fornisce delle rassicurazioni senza sforzo, ma un amore che si misura con le relazioni e con gli incontri di ciascuno, con le domande che il mondo ci pone. È solo questo amore che spiega le scelte e la testimonianza di Don Minzoni. Siamo là, ecco, prete appassionato, amante della patria, pastore creativo e fedele, uomo di preghiera, attento ai problemi concreti, con un amore preferenziale per i piccoli e i poveri. E questa fedeltà a questo amore seppe viverla sin dalla sua ordinazione sacerdotale. Andando avanti con la slide, vediamo, possiamo leggere la frase che lui stampò nel santino della sua prima messa: Signore, fa che io sia tuo degno sacerdote, non solo all'altare. Ecco, torna indietro un attimo, dovrebbe saltare fuori la scritta, non c'è, allora la leggo io. Signore, fa che sia tuo degno sacerdote non solo all'altare, ma nella vita e nel sacrificio di me stesso sempre. E San Giovanni Paolo II, visitando proprio, qui vediamo quando nel 90, quando andò ad Argenta in visita, scrisse di lui: di due cose era convinto, che accettando di accorciare la vita per amore di Cristo avrebbe pagato sempre meno di quanto Dio aveva pagato per lui, e che accorciare la vita per amore dei suoi, prima dei suoi soldati, poi dei suoi ragazzi e della sua gente, era la via più sicura per raggiungere il perfetto amore, realizzando al massimo il suo sacerdozio. Ecco, allora, quell'amore, quella fedeltà all'amore l'ha vissuta verso la sua gente e verso Dio fino alla fine. Un amore, ha sempre detto, e qui ritorniamo alle parole del Cardinale Zuppi, sempre nell'omelia del 23 agosto, incarnato nella storia, senza limiti, perché è chiamato un amore libero da ogni ideologia e da quegli ismi che intossicano i cuori, a iniziare dal primo, il più banale e pericoloso, l'egoismo, senza dimenticare, ha detto Zuppi, anche il fascismo, secondo tutte quelle forme che oggi esso assume, e dunque il razzismo, il pregiudizio, l'intolleranza, la violenza fisica e verbale. Per questo, ha concluso, era e rimane una sentinella del mattino che continua a farci credere nella luce. È una bellissima definizione che noi vogliamo tenere viva proprio in riferimento a questo sacerdote martire. E concludo come ultimo punto, avevo detto martire perché educatore. E allora in quest'ultimo passaggio vorrei fare riferimento alle parole di Papa Francesco, che in un discorso, proprio parlando dell'Università Cattolica del Cile, ha parlato di una pedagogia dell'amore sociale, una pedagogia dell'armonia tra saperi e facoltà umana, che diviene, ha detto il Papa, ecco, e qui ho citato alcune parole, capacità di progredire in comunità, di attuare il noi di un popolo, di una famiglia, di una nazione, della necessità di una alfabetizzazione integrale, un'educazione che integri e armonizzi l'intelletto, gli affetti e l'azione, ovvero, ha detto il Papa, testa, cuore e mani. Ecco, l'educazione, e gli scout lo sanno bene, è un'esperienza creativa che coinvolge questi tre linguaggi. Crescere significa imparare a pensare con la testa, a sentire con il cuore e ad agire con le mani. Non si può educare con il solo intelletto. Ne era consapevole Don Minzoni, che ha messo in pratica questi insegnamenti che oggi ci ripropone Papa Francesco, li ha attuati attraverso la metodologia Scout in modo particolare, e tre dimensioni dell'umano coltivate insieme, ma non basta. In questa esperienza creativa a livello educativo è importante attivare la dimensione civile dell'amore, un amore sociale, un amore politico che si estende a tutti, un amore che sa essere risposta alle problematiche del mondo d'oggi per rinnovare le strutture della nostra società, le organizzazioni sociali, gli ordinamenti giuridici. È un amore che noi definiremo, e non dobbiamo aver paura di definirlo, un amore politico,
che si apre alla risoluzione dei problemi. Questo amore non è neutro ed è un amore che ha una preferenza per i piccoli e per i poveri. Possiamo chiederci, alla luce di questo aspetto dell'amore, quella domanda che si è posta, l'ultima slide, che si è posta il Cardinal Zuppi: Domenzoni è martire in odium caritatis o in odium fede? In odio della carità o in odio alla fede? Ecco, nella realtà, ha detto il Cardinale, carità e fede sono sempre uniti. Domenzoni è martire, e questo è quello che vorrei che passasse attraverso questo nostro incontro, perché ha vissuto fino alla fine il suo essere prete nella luce della fede. È martire perché è amato di quell'amore che abbiamo definito sociale e che la Chiesa, in modo particolare San Giovanni Paolo II e oggi Papa Francesco, ma anche gli altri papi, hanno considerato un elemento essenziale della missione della Chiesa. Un amore che trova il fondamento nel Vangelo e che diventa sollecitudine per ogni uomo. Di tutto questo ne era consapevole Domenzoni, martire per odio alla fede, alla carità, martire perché appassionato educatore all'amore sociale, che per lui è stata una questione di testa, di cuore e di mani. Grazie. Il Partito Popolare, il cuore caduto Domenzoni, e ci racconta un aspetto forse politico, diciamo, magari anche italiano, un po' il martirio che Don Francesco non ha approfondito. Adesso ti apro il microfono. Grazie molte. Ti capito, grazie. Dell'invito. Da qualche tempo mi trovo in compagnia, posso dire, anche di Domenzoni, in particolare di Domenzoni senza averlo previsto. La vita è fatta così, è fatta di molti fili. Stasera qui con voi, mentre ascoltavo Don Francesco, mi domandavo che cosa ha a che fare quest'uomo, Don Giovanni Menzoni, con noi, con la nostra vita. Cominciamo a capirlo. Questa è una serata molto intensa, basta il suo intervento. Io ci arrivo semplicemente perché su Domenzoni in modo molto particolare, perché un anno fa, nell'agosto, nell'anniversario della sua uccisione, il 23 di agosto, quando pochi sono in giro, a dire la verità, mi è arrivato l'invito ad andare a fare la commemorazione a Ravenna, nella piazza di Ravenna. E perché? Non lo so, forse per la mia vita, per la mia storia, per queste radici. E mentre Stefano tirava fuori da non so dove queste radici della mia formazione, siamo tutti un po' lì, azione cattolica, università cattolica, tutto con delle scelte un po' complicate, non era così semplice, ma insomma mi è venuto in mente che quando avevo 18 anni, appena diplomata maestra, ci fu il concorso per poter andare a insegnare, ho partecipato al concorso, poi sono andato a insegnare alla scuola elementare e allora nell'esame si portavano due pedagogisti a scelta. È andata a finire che uno di questi due che io ho portato, che quindi ho studiato, era lo scoutismo di Baden-Powell. Io non ero mica uno scout. Allora bisogna ringraziare quelli che prima di noi hanno arato la terra, hanno seminato, hanno fatto della strada, perché dopo quando arrivi tu trovi delle cose già belle, già mature. Ti innesti anche tu, ci metti del tuo e così cresci tu, crescono gli altri, si fa comunità. Domenzoni ha fatto quel lavoro qua.
Io credo che cosa c'entra con noi oggi e perché arriviamo in fondo a condividere in molti, prima forse, questa esperienza di questo sacerdote in quella stagione della storia, 100 anni dopo. Io credo che oggi noi sentiamo, mentre ci ritroviamo per tante ragioni, ma insomma sentiamo che c'è una domanda probabilmente che ci accomuna tutti, ragazzi, non importa l'età, tra la vostra età e la mia c'è una lunghezza infinita, ma credo che la domanda sia la stessa, e cioè oggi noi sentiamo che c'è bisogno della sapienza di testimoni e forse anche di martiri, perché la realtà è questa, si fa presto a dire martiri. Nelle prime comunità cristiane parlavano dei loro amici, dei loro compagni, degli altri cristiani che erano stati uccisi, o penso, si raccontavano. La Chiesa continua ancora raccontando le vite dei santi, dei primi. Noi abbiamo bisogno sempre, ma mi viene da dire oggi soprattutto, siccome la nostra vita adesso, ripeto, non importa l'età, siamo tutti testimoni del tempo presente, ci domandiamo cosa ci stiamo a fare, come ci comportiamo e cosa ci sta succedendo attorno e cosa capiterà soprattutto a loro nel prossimo periodo, nei prossimi anni. Se ci domandiamo di che cosa abbiamo bisogno di testimoni. Perché abbiamo bisogno di capire quali sono le cose fondamentali, cioè come si sta insieme, come si costruisce una comunità. Se è ancora vero che la cosa più importante è come noi stiamo con gli altri, oppure se è ormai vero che ciascuno va per conto suo, probabilmente contro gli altri. E da quel che si vede, ragazzi, nel mondo di oggi, nel tempo presente, i pochi, neanche più intelligenti, sono mica delle aquile i capi del mondo, come vediamo, assolutamente. I pochi hanno in mano le leve fondamentali, opprimono i più e hanno in mano soprattutto strumenti che sono di morte e non di vita. Il mercato delle armi, il denaro e la finanza, in primo luogo, e tutto dopo è organizzato in funzione di questo primato. E le persone, e le vite, e le comunità. Ai tempi di Don Minzoni, lui ha attraversato una prima guerra, non poteva immaginarsi che non ha visto la seconda. Capite che non era mica uno scherzo, eh? La prima guerra mondiale è stata terrificante, lui l'ha vista. E quindi non poteva non mantenere tutto se stesso intorno all'idea di fondo di una vita buona. Parlerà ai ragazzi e dirà in un certo senso... aprite il cuore alla vita, a stimare tutto ciò che è buono. Quando si attraversa una guerra come la prima guerra mondiale nelle trincee, e quando si comincia a vedere allora, diversamente da oggi, ma allora, che la società si va organizzando intorno a idee di violenza, di sopruso, poi diventa un regime, lui lo vede. Allora si capisce che lì lui vede in gioco l'essenziale e sceglie quello che deve fare, lo decide. Io credo che noi oggi abbiamo bisogno di testimoni che ci dicano che anche a noi oggi è chiesto poi di scegliere, di decidere.
mi sentirei di dirvi sinceramente, non cominciamo a dire che tutto è confuso, che c'è una gran confusione, tutto è molto chiaro. Sappiamo benissimo qual è il confronto, la sfida tra la vita e la morte, tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male. La sequenza pasquale lo chiama il duello sfolgorante. Poi c'è chi crede nella risurrezione che vince, ma il duello bisogna riconoscerlo. Don Minzoni si è trovato lì in mezzo. Thank you.